ringraziare il Signore per il volontario, perché quando si parla di volontario e di volontario, io lo devo ringraziare, soprattutto perché riuscite a dedicare il vostro tempo alla comunità. Quindi un grazie davvero e vi ringrazio per tutto il lavoro che state facendo e quello che farete, perché il volontariato rappresenta una delle strutture fondamentali del sistema di protezione civile che voi vedete. Ora il passo successivo è per capire un attimino la situazione. Questa è un po' l'evoluzione che qualcuno già la ricorda, tutte quelle che sono gli eventi avvenuti in questi anni, volontariamente nel 1980, quando vi è la prima norma che avvia il sistema di protezione civile. Quindi dopo l'evento dell'epidemia. Anche se bisogna dire la verità che la protezione civile e il volontariato nasce proprio nel 1966, con gli anni del fatto, perché il movimento che si è attivato durante questo evento è stato importantissimo, perché ha movimentato una grandissima popolazione, in primis quella fiorentina che si è sentita proprio colpita, in seconda parte tutti le persone, i liberi cittadini che hanno sentito il dovere, l'obbligo, quasi la voglia di partecipare per dare la propria mano alla città di Firenze. Quindi proprio il 66 è quel volano che lancia proprio un sistema di protezione civile, un sistema che poi ha visto una serie di attività e di movimenti, ma il 66 rappresenta anche il primo evento di calamità naturale mediata, perché fino allora non era così diffuso. Dal 66 proprio in Firenze si avvia tutta quella attività che ora conosciamo anche nei social media, nel bene e nel male, perché ultimamente stanno circolando anche cose che non riguardano l'evento stesso, ma vengono riprese per essere diffuse. Quindi questo era un inciso che volevo comunque fare. Questo è un evento del 1980 dell'Irpinia che dimostra proprio quanti anche persone hanno partecipato a questo sistema durante l'evento. Quindi, come vedete, un numero delle 70 ore è quasi 40.000 uomini. Quindi, anche lì nel 1980 tante forze sono intervenute per dare supporto alle popolazioni. Successivamente, nel 1992, si è istituito il sistema di protezione civile, che tra le strutture nazionali ha anche le organizzazioni volontarie, sono uno dei punti cardine e fondamentali del sistema, oltre a chi alle forze armate ha il grande supporto che il Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco fa, sta facendo e farà da qui anche nel futuro, perché insomma è una struttura importante con un'elevata professionalità che tra l'altro è riconosciuta anche a livello internazionale, quindi assolutamente importante e fondamentale, insieme anche alle amministrazioni comunali, la prefettura, gli enti della parte dello Stato, la prefettura, le città metropolitane, le province, ora vediamo l'evoluzione, i comuni, la comunità comunale, le aziende private e gli ordini professionali, perché anche gli ordini professionali rappresentano un punto importante, basta ricordare per l'evento sismico il ruolo che hanno gli ordini ingegneri, dei geologi, degli architetti e anche dei geometri o dei perenti tecnici, quindi assolutamente importante. Quindi, come vedete, il sistema del comitato operativo ha al suo interno le organizzazioni volontariate che sono importanti, strategici e fondamentali. Poi vedremo anche alcune slide proprio sull'ultimo evento, quello di Amatrice, e questo è un numero, una serie di numeri di volontari che hanno fatto l'organizzazione nazionale, le organizzazioni locali, perché non solo ci sono quelle nazionali, ma ci sono anche piccole realtà locali che comunque sono assolutamente indispensabili e fondamentali per gestire anche e
caso di evento calamitoso. Un ruolo ovviamente del volontariato che in questi primi anni ha avuto un grosso salto, perché ovviamente siamo passati da quella che era una protezione civile, che era sull'intervenista, a una protezione civile che ha come focus principale anche con le associazioni di volontariato e attività di prevenzione e previste, diciamo soprattutto, di prevenzione dei rischi e di supporto alla pianificazione. Basta ricordare gli oltre 200.000 fedevoli che in questi tre anni sono stati diciamo, in tutta la città, e lì trovate due esempi sul rischio alluvione e sul rischio sismico, da cui dall'associazione volontariata che capitalmente si sono distribuite sul territorio e hanno fatto questa azione di informazione, proprio di informazione per far crescere nella comunità quella consapevolezza del rischio, perché è inutile a parte il rischio maremoto e quello vulcanico, sostanzialmente a Firenze ci si fa mancare nulla. L'ultima è stata quella di ieri sera, bene, che comunque l'abbiamo più o meno percepita tutti, ricordando però anche che nel 1895 c'è stato anche un grosso terremoto a Firenze e che nel 2014 c'è stato quell'evento nel Chianti e comunque si è fatto molto sentire anche a livello cittadino. Quindi non c'è solo l'alluvione, non c'è solamente quell'evento che comunque è un grosso evento che tutti ci ricordiamo, ma ci sono anche altri eventi tipo il rischio sismico e altri tipo il rischio geologico legato alla frana, il frana e tutto ci sono la parte d'attorno alle collinari precedenti. Quindi questo grosso salto di qualità sotto il profilo della prevenzione da prevenzione dei rischi, ma anche sulla elevata professionalità. Infatti dopo ci saranno ovviamente gli interventi di associazioni che faranno attività specifiche, immagino appunto a CINO, immagino anche ad altre tecnologie tipo quella del CIMS, degli infermieri professionali, che ora il 28 e il 29 è fatto sulla Assemblea Nazionale per Firenze, che ha un'associazione strategica e fondamentale per le attività di protezione civile, soprattutto per il supporto alle il supporto nei campi base, nelle strutture e aree di accoglienza della popolazione. Quindi questo è un altro esempio del 2 marzo 96, un altro esempio del 2009 e qui si vede quanto anche i volontari sono delle colonne importanti della colonna aerea, insieme anche ai vigili del fuoco chiaramente, e anche a tutte le varie colonne regionali che all'interno anche hanno il volontariato, appunto anche all'interno delle colonne mobili hanno il volontariato. Chiaramente per un evento idraulico la necessità di avviare non solo una specializzazione specifica, ma anche un supporto alla città è fondamentale. Quindi è vero che anche nel bando del 66 è stata la partenza, ma è vero anche che in alcuni casi, due eventi, ricordo Genova 2014 e 1 agosto, anche i liberi cittadini hanno dato il rapporto per fare le piccole attività che potevano fare. E questo è l'esempio. Genova 2014, 1960. Più o meno la stessa da poco, la medesima poco. È chiaro che dal 70 ora che è andata la normativa sul decreto 81, ci sono tutta una serie di leggi, di normative della sicurezza nei luoghi di lavoro, però è chiaro che se ci si ferma a questo, in emergenza, quindi non voglio dire si deroga, però bisogna avere anche quella flessibilità che ci permetta anche di operare in sicurezza. Quindi secondo me in alcuni casi è bene che noi parliamo ci si attivi per incrementare la sensibilità, cercare per quanto possibile di dirottare le persone volontarie del loro futuro alle associazioni volontariato, perché così vengono informate, vengono date tutte le indicazioni possibili. E poi, se del caso, anche come è successo anche a Genova e in altre parti, quindi se qualcuno può dare il proprio contributo per quell'attività minima che comunque il cittadino può fare. Un altro importante evento che è stato avvenuto nel 1 agosto 2015
questo momento. Quindi è stato un esempio, perché la protezione civile, non ce lo dimentichiamo, è un sistema con tante componenti, ciascuna con le proprie caratteristiche e le proprie attività. Infine, l'evento di Amatrice, che abbiamo ancora presente, non ci sono stati, qui non si vedrà molto bene, però insomma, il supporto alla popolazione da parte del volontariato è stato fondamentale, quindi la gestione dei campi base, del supporto alla popolazione, supporto ai tecnici, abbiamo supporto sul posto per fare le verifiche, per dare mano ai comuni, ora non siamo ancora città reale per tutte quelle attività connesse alle verifiche e di agilità degli edifici. E qui, come vedete, si può, questo qui è un po' CAD che è diciamo comandato da volontari, ha fatto il corso per Bobcat e che durante l'evento a Corvino Nuovo ha fatto tutte le operazioni per sistemare i bagni e per cercare di drenare l'acqua e tutto quello che è necessario. Quindi un volontariato davvero specializzato, ci sono gli elettricisti, ci sono i idraulici, quindi un percorso che è stato fatto in questi anni davvero davvero alto. Infatti la struttura è preparato soprattutto consapevole delle attività che sta svolgendo per le finalità e per la preparazione che ha. Sono 12 minuti e 50, certo. Scusate, ma i tempi erano diventati. Io vi chiedo però un altro minuto, due minuti, perché voglio far vedere il lavoro e l'elevata professionalità del volontariato. Scrivo un video che è stato fatto a Firenze per la tutela dei beni culturali del Museo Comunale, che è stata guidata dalla Commissione di Bilancio della tutela dei beni culturali, fatto dall'Associazione SIPDC, Società Italiana Protezione dei Beni Culturali, che vedete opererà per spostare i beni culturali che sono, diciamo, professionalizzati per fare questa attività, e l'associazione NOPC che ha realizzato proprio il video, quindi con elevata professionalità di montaggio e tutto quello che è necessario per realizzare questo video. Sì, ma comunque è solo musica, tanto è velocissimo. E solamente di base si sente. Questo è l'uso del canitore. Questi sono due operai del comune, collaboratrice e due volontari. E formati con i guanti, tutto quello che è. Portati dalla curatrice del museo, perché la curatrice che forma la vita all'interno del museo.
grazie per aver suscitato. Porto i saluti e